Ciao a tutti Colors, benvenuti in questo nuovo video. Scusate la sciarpa, lo stato dei capelli, ma fa freddo e è inutile aggiustarsi i capelli senza uscire. Era da un po' di tempo che non giravo e devo approfittare di un momento di relativa tranquillità perché ne avevo veramente voglia. C'è un vento della Madonna, però che non so se riuscirò a togliere, con tutto il rispetto per i credenti, scusate l'espressione. E voglio approfittare per fare un'altra puntata di Ora Parlo Io, perché ero in programma un altro video che però non posso realizzare. Inizialmente volevo parlare soltanto di mia esperienza, invece se riesco infilerò brevemente due esperienze, una mia e una di un personaggio. E di questi giorni un commento che mi è stato fatto che suonava più o meno come: beh, però il rapporto della verso la disabilità non è più quello di prima, il rapporto verso le barriere architettoniche non è più quello di prima, proprio a ridosso dell'ondata di odio ingiustificato che ha subito l'atleta paralimpica, nonché cantante, Annalisa Minetti, dopo aver postato una foto con la seconda figlia per festeggiare il suo 27. Tra l'altro, voglia di studiare a 42 anni, complimenti, perché io non ce l'ho manco ora che ce n'ho quasi 29. Comunque, caso vuole che io, nello stesso periodo, abbia postato in due gruppi completamente diversi una domanda: che più o meno uscireste con una persona disabile? Attenzione, uscireste, no, gli mettereste l'anello al dito, fiori d'arancio, unione civile, mantello di Harry Potter nel mio caso, eccetera, eccetera. Solo uscireste, va bene? Quello che ne è scaturito, io non so come reagire, come valutarlo, perché da una parte tantissime risposte positive, da un lato non vi dico che siamo arrivati all'ondata d'odio della Minetti, però come si dice in Toscana, un pezzo in avanti, ossia ci mancava poco, nel senso che vabbè, quella Minetti ci sono andati giù pesante, sei cieca, non dovevi fare altri figli, questa non è la normalità, e bla bla bla, basta che andate sul suo Instagram, potete vedere i commenti di questa tua vittima, signora Minetti. Nel mio caso non siamo arrivati a questi livelli di cattiveria, però, a fronte di alcune belle sorprese che mi dicevano che siamo tutti persone, che loro a me vedevano una persona, eccetera, eccetera, tutte cose che per voi sembreranno scontate, ma per me non lo sono, ho dovuto imparare che non lo sono, ahimè. Ci sono state delle uscite fortemente abiliste della serie: no, ma io non sarei attratto. Oppure un altro ancora ha detto: già è difficile uscire con una persona senza problemi, figuriamoci se uno le ha già dei problemi. Un altro ancora dice: questo è un posto del cavolo. Un altro ancora mi ha scritto: io sono fisioterapista e ho tanti amici disabili e queste cose non le posso sentire. Bah, sembra quasi come qualcuno che dice: io ho tanti amici gay, però lasciamo stare i bambini. Mi sono piaciute due risposte in particolare, una mi farà pensare e l'altra no, magari, però due risposte in particolare mi sono piaciute, ossia un ragazzo che ha detto: secondo me con tutti questi sì siete un po' falsi, perché a parole dite tutti sì, poi la realtà nei fatti è un po' diversa, ed è vero, cioè io non ho potuto offendermi di questo commento, perché io ho quasi 29 anni, per trovare una persona che mi vedesse come persona ci ho messo quasi 29 anni. Con questo non vuol dire che mi sono fidanzato, perché se no avreste avuto un annuncio ben più plateale conoscendomi.
sapendo come io sono fatto. Però ci sono delle difficoltà. Ci sono delle difficoltà per cui al momento decido di non parlare ancora esplicitamente in video di questa cosa per pura scaramanzia. Decido di non parlarne per pura scaramanzia perché potrebbe diventare un buco nell'acqua a causa delle finanze e della distanza. Stramaledetta distanza, quindi io non voglio al momento ancora parlare. Però io ci ho messo 29 anni per trovare una persona così. Perché uno non sta a pretendere la persona giusta, perché già sono 29 anni, ci sono persone che alla mia età ne hanno già cambiati 2 o 3 e magari si stanno per sposare. Però anche se non fosse quello giusto, è tutta esperienza. E non vi voglio ancora parlare degli ultimi sviluppi perché per l'appunto ci sono degli impedimenti che mi fanno arrabbiare, che ci fanno arrabbiare. Abbiamo deciso per il momento di non fare passi importanti e mi dà un fastidio immane che però io comunque sia fidanzato o no, devo stare in società e in società ci devono essere queste persone con un abilismo tale da far paura e che uno di questi si sia pure professato educatore professionale. Ma con che stomaco prendete la laurea in scienze della formazione e poi siete qui a dire che non uscireste con una persona disabile? Questa cosa mi fa veramente, ma veramente, veramente inviperire. Perché ci sono lavori per cui la parte umana non può e non deve essere messa da parte. Forse servirebbero i test psicoattitudinali anche per l'università, perché non si può essere educatori professionali e dire che non usciresti con una persona disabile solo in quanto tale. La seconda risposta che infatti mi è piaciuta, che mi stavo dimenticando di citare, è dipende. Io gli ho risposto, vorrei che fosse dipende per tutti. Perché anch'io non posso piacere a tutti, anch'io posso avere, anzi, anch'io ho dei difetti che possono non piacere ad altre persone. Però è il dipende che fa la differenza. Saremo in un mondo giusto quando il dipende sarà valido per tutti. E comunque io sto con Annalisa Minetti.